Una giornata di lavori dove però gli operai, per così dire, lavorano ad un cantiere comune per costruire cultura condivisa e di qualità. A Catron, dove sorge H-Farm, un'eccellenza tutta italiana, sono andati in scena i lavori di Veneto Cantiere Cultura, la rete per uno sviluppo del territorio. Regione, in collaborazione con Agis del Treveneto, ha organizzato una giornata aperta a studenti, imprenditori, enti pubblici, ma anche privati, tutti soggetti che potrebbero e dovrebbero fare rete. Cultura è confrontarsi, cultura è poter creare qualcosa che sia poi applicato nella vita quotidiana di tutti i giorni. Questo è un po' il grande format che vogliamo proporre come cantiere cultura del Veneto, come cultura elemento fondante e di relazione tra le grandi opportunità e potenzialità della nostra regione. Le imprese che fanno cultura hanno anche degli strumenti importanti. Sì, bisogna dire che su questo si è lavorato anche a livello governativo in modo interessante, strumenti come tax credit nel settore del cinema, strumenti come quello dell'art bonus per quanto riguarda gli investimenti delle imprese nel mondo della cultura, permettono di avere un grande sbocco di investimenti appunto in queste direttrici. Dobbiamo riuscire a creare un sistema. Qui sicuramente stiamo cercando di perpetuare questa cultura di fare impresa nei giovani, nell'ambito del digitale, investendo, aiutandoli, ma stiamo anche lavorando tantissimo con questo progetto educativo per portare a fianco alla cultura tradizionale anche la cultura del digitale, la cultura del fare, in modo che questi ragazzi che usciranno un domani da queste scuole possano trovarsi in una logica contemporanea rispetto al mondo che li aspetta, che sarà profondamente diverso da quello che stiamo vivendo oggi. La tecnologia farà dei passi avanti impressionanti nei prossimi 4-5 anni e ci ritroveremo in uno scenario dove molti dei lavori che noi abbiamo considerato normali, anche intoccabili, non ci saranno più.